Paolo Pietraforte, pittore autodidatta, è sua la magnifica opera che rimarrà impressa nella parete di un antico palazzo lungo Corso Federico II. In acrilico c'è la Basilica di Collemaggio in tutta la sua imponenza a parete intera, uno spettacolo che i turisti si fermano a guardare con ammirazione. Quanto tempo ha impiegato per realizzare l'opera? Allora, per realizzare l'opera ho messo 2 mesi e 10 giorni. 2 mesi e 10 giorni lavorandoci dalle 9-10 ore al giorno, compreso sabato e domenica. Scorci tipici dell'Aquila in basso rilievo, quadri religiosi con una tecnica particolare e tutta originale. Non è che ho fatto scuola, era passione, ho la passione della scultura e la passione della pittura. E un giorno, prima facevo su tela, quando ero più ragazzo, poi ho cominciato a pensare, devo fare una cosa un po' diversa dagli altri per distinguermi. E piano piano mi sono inventato sta cosa, che faccio tutto io, la preparo io, diciamo, chiamiamola tela, ma non è tela, è un muro che dietro faccio il controtelaio, dietro ci metto una rete zingata, poi faccio la gettatina di scaiola, poi quando si è seccato bene tutto passo la macchinetta carta vetrata, la liscia bene, poi lo disegno, dopo disegnato comincio a scavare, faccio tutto il disegno piano piano e viene tridimensionale perché il cielo è la parte più bassa, poi quello che viene dietro la facciata principale viene per secondo e poi, diciamo, come la fontana luminosa, quella è la parte principale, la parte che sta più avanti.